Uomini e donne, Ludovica Valli rifatta, ennesimo sfogo dell'ex tronista. Uomini e donne, Ludovica Valli di nuovo accusata, ecco perché mi sono rifatta. Ludovica Valli di Uomini e Donne è stata nuovamente attaccata per i trattamenti estetici che ha effettuato sul suo corpo. L'ex tronista non ci sta e non vuole di certo far passare un brutto messaggio a tutte le persone che la seguono. Pertanto, ha scelto anche questa volta di rispondere alle pesanti critiche che le vengono rivolte sotto le foto di Instagram. In particolare, Ludovica ha condiviso un post dove racconta di aver proceduto con l'elettroporazione, per levigare la pelle del viso. Ed ecco che gli haters non hanno perso tempo per accusarla. Scendendo nel dettaglio, alcuni utenti criticano la Valli, dichiarando che quest'ultima potrebbe aver esagerato con la chirurgia. In realtà, Ludovica ammette di aver ricorso alla chirurgia estetica solo per il décolleté e di aver effettuato qualche punturina sulle labbra. Inoltre, ci tiene anche a spiegare che, attraverso questi trattamenti, molte persone possono sentirsi meglio con se stesse, migliorando appunto qualche zona del proprio corpo. Dopo le varie accuse, Ludovica dichiara di aver rifatto il décolleté qualche anno fa due punturine al labbro superiore. La Valli ammette, però, di essersi pentita poiché non si piaceva affatto. L'ex tronista non ci sta e chiede a tutti coloro che continuano a commentare negativamente di trovarsi un hobby, di vivere. Se cominciaste a piacervi e ad amare voi stessi un pochino di più, tutta questa cattiveria, tutte queste critiche assurde fuori luogo, a persone a voi sconosciute, non ci sarebbero più. Ed ecco che Ludovica spiega, una volta per tutte, perché ha proceduto con la chirurgia estetica. Il décolleté non l'ho fatto per un fattore estetico, ma per una problematica che avevo dalla nascita. Le labbra ammetto di essere stata stupida nel volerle provare. Ludovica Valli appoggia la chirurgia estetica e lancia un messaggio importante. Ludovica ci tiene ad appoggiare tutte le persone che ricorrono alla chirurgia estetica. Se una persona non sta bene con se stessa perché, ad esempio, ha un brutto naso, se ha le possibilità di aggiustarlo, perché non farlo? Secondo la Valli, ciò aiuta le persone anche a livello psicologico. Che è gente che per i loro difetti non esce neanche di casa. Infine, la piccola delle sorelle Valli conclude, dobbiamo star bene con noi stesse, in primis per noi.